La professoressa Erika Villa, direttore della struttura complessa di gastroenterologia del Policlinico di Modena e docente all'Università di Modena Reggio Emilia, è stata incaricata dall'Associazione Europea per lo Studio del Fegato di dirigere un gruppo di 8 esperti europei che dovranno redare le prime linee guida internazionali sulla gestione dello stato di coagulazione e rischio di sanguinamento in pazienti con malattie epatiche. Un grandissimo riconoscimento per questa grande professionista italiana, e abbiamo cercato insieme a lei di capire meglio l'importanza di queste linee guida. La coagulazione quanto è importante nei pazienti con epatite C avanzata? Pazienti con una malattia avanzata, quindi che cominciano ad avere una cirrosi con complicanze, hanno delle alterazioni della coagulazione. Mentre in passato si riteneva che queste alterazioni fossero soprattutto delle alterazioni che portavano a un rischio emorragico, nel corso di questi ultimi anni si è visto invece che il rischio è probabilmente sbilanciato verso delle complicanze di tipo trombotico. E in questo senso diventa importante prevenire o trattare queste complicanze con dei farmaci anticoagulanti, e questo campo è totalmente privo di linee guida, per cui la Società Europea per lo Studio del Fegato, l'EASL, ha lanciato questo team che io dovrei dirigere proprio per mettere a punto queste linee guida di trattamento e di diagnosi globale della coagulazione nel cirrotico, e che si comincerà a riunire proprio in questi giorni, e dopodiché noi speriamo nel giro di un anno di riuscire a uscire con queste linee guida.